Sleep Paralysis è l'ultimo short film di Roberto Bontàpolito, proiettato in anteprima al Modernissimo di Napoli la scorsa settimana. Ha come soggetto la paralisi ipnagogica, uno di quei fenomeni che riguardano il rapporto tra sonno e veglia e il rapporto tra sonno e sogno. In passato si credeva che a causare la paralisi del sonno fossero demoni, streghe, fantasmi. E forse, come suggerisce Daniela Zannetti in una sua recensione su Arte in Transito, è questa la suggestione che cerca il filmmaker, anche se la vocazione resta quella del metacinema, uno stato di orrore puro per raccontare l'emozione della paura, amplificata da un ottimo sound design. A un certo punto ci svegliamo, quindi il cervello si sveglia, vogliamo alzarci ma siamo bloccati, inchiodati a letto, vogliamo parlare ma non riusciamo a parlare, vogliamo aprire gli occhi ma non riusciamo ad aprire gli occhi, non riusciamo praticamente a fare nulla, siamo paralizzati. Contemporaneamente cominciamo a sentire delle voci intorno a noi, a vedere delle ombre, delle sagome. Diciamo, la scena diventa un po', il momento diventa un po' inquietante, no? Quindi si prova terrore, si prova ansia, si prova angoscia e non è la trama di un film horror, è proprio la paralisi del sonno. Allora, com'è andata con la nonnina? Non le resta più molto tempo. Mi dispiace, sai. Bisogna avere molta fede. Vai, tranquilla, qui ci penso io. Inquietante, non c'è che dire. Genera un'angoscia che ti resta sotto pelle a vibrare, mentre ti domandi cosa può ancora accadere. Così fu per Dianara, la sua opera prima uscita in sala nel 2015. Tratta da una di quelle storie che le vecchine di San Lupo, paesino in provincia di Benevento, raccontano a mezza bocca agli angoli dei vicoletti. Le case del paese ci sono come delle ciotole, dei recipienti. Sono ciotole di sale. Sono rimasto piacevolmente colpito da questo film. Lei ci ha tolto tutto! Mi ha spaventato. E la cosa bella è stata che comunque è un film ambientato comunque in un paese piccolo. E quindi non è stata il solito film americano, un grande film. Un film piccolo che però ha dato tanto. Tu sei di San Lupo! Non te ne puoi scappare! Valerio, le è piaciuto il film? Caparara. Devo dire che qui la scelta del genere mi sembra un tantino più coraggiosa, perché qui è l'horror gotico all'italiana, riferito a un territorio del Beneventano che è pregno, diciamo, impregnato di questi sentimenti arcaici, di queste paure ataviche. Il film è svolto con una mano sicura, notevole, con delle buone interpretazioni, manca qualche guizzo, è un po' scontato così il finale horror, ma sono registi che devono poter continuare e devono migliorare però, ovviamente. Lo scorso anno il regista ha ricevuto molti riconoscimenti, anche internazionali, con Lei, uno short ambientato in una Napoli misteriosa ed esoterica. Il cortometraggio si trasformerà in un film destinato alle sale, che sarà prodotto da Giuseppe Colombo, già produttore di Dario Argento. Racconterà la storia di Bianca, un fantasma che da secoli si aggira nelle stanze di Palazzo Spinelli di Laurino in via dei Tribunali a Napoli. Nei progetti del regista anche Sleep Paralysis potrebbe seguire lo stesso percorso di Lei.
Roberto Bontàpolito, quest'oggi qui al Cinema Modernissimo, io sono Noemi Guerrero, la tua attrice protagonista di questo corto. Roberto, qual è stata la cosa più difficile che hai dovuto gestire sul set? Perché questo me lo sono chiesto. Il tempo, inteso proprio in senso, non in senso lato, veramente il tempo, visto che il tempo era veramente poco, quindi dover gestire la troupe, le luci, la camera, gli attori, è stato veramente qualcosa di complicato. Il corto è stato girato in un'unica giornata, quindi un bel lavoraccio. Qual è stata la cosa più complessa per te a livello attoriale? Gestire la mimica facciale nel momento in cui si è sviluppata tutta la scena, quella più importante rispetto, no, a questo crescendo emotivo di terrore, di pathos, di panico, perché molto spesso, tu me lo insegni, l'attore sbaglia quando lavora sui primi piani. Restare equilibrati è estremamente complicato, perché si rischia a volte di essere eccessivi, o per la paura di essere eccessivi si rischia invece di non osare, e quindi penso che sia stato fatto un buon lavoro. Thank you.